Sicurezza e sanità sono i temi che porterete all'attenzione in questa protesta del 24, in questa manifestazione. Sì, noi stiamo dando continuità insieme all'associazione Movimenti, dove ci riuscirà anche con Cisla Uil, per dare continuità alla nostra mobilitazione partendo dai temi che sono centrali per lo sviluppo del paese. Sanità e la salute sono un tema anche legato alla sicurezza di chi opera e lavora a qualsiasi titolo. Troppo alto il numero di morti sul lavoro in questo paese e la Campania anche qua ha un record negativo. L'anno scorso era la prima, quest'anno hanno ridotto di qualche posizione, ma è un tema centrale e noi il 24 diremo anche questi attenti, bisogna non solo mettere in campo le leggi ma una sensibilità da parte del mondo delle imprese diverse. Altro tema forte è quello dell'autonomia differenziata. Sì, autonomia differenziata, noi stiamo settimanalmente, in questa regione, in tutta Italia, come CGIL, facendo iniziative. Questo ci porterà a una grande mobilitazione il 30 anche qua a Roma, perché noi pensiamo che in questi mesi, come sta dimostrando il governo Meloni, si vada avanti in quelli che sono gli incontri e l'impianto della legge. Siamo preoccupati perché quelle risorse, se vengono trattenute alle regioni in cui il gettito fiscale è più elevato, consentiranno in qualche modo l'aumento del divario, perché chi avrà più risorse e chi trattiene le tasse in funzione delle percentuali che non sono un dato secondario ci metteranno le condizioni evidentemente di avere regioni del Mezzogiorno ancora di più penalizzate.